Per la ricetta di oggi ci trasferiamo in Thailandia. Prepariamo la salsa Thai, fecola di patate, zucchero, sale, aglio, peperoncino, olio extravergine d'oliva, un goccino poco poco, aceto di mele oppure un aceto di vino solito. Nel mixer vado a mettere subito lo zucchero, il peperoncino e poi aggiungo dei spicchi d'aglio. Non è difficile preparare questa salsa Thai, basta solo tener conto della piccantezza, regolatevi con quanti peperoncini volete mettere. Ho aggiunto adesso l'aceto di vino nel mio caso, sale e un pochino d'acqua e poi vado al mixer. Dobbiamo ottenere una miscela liquida con piccoli pezzi di peperoncino e di aglio, quanto fini dipende da come li vogliamo noi. Poi trasferiamo la miscela in un pentolino e mettiamo a cuocere su fuoco vivace fino a quando inizierà a bollire. Poi abbassiamo il fuoco e lasciamo bollire piano piano per 5-6 minuti, mescolando spesso. A questo punto possiamo o unirla direttamente oppure stemperare a parte la fecola di patate assieme a 30 ml di acqua. Poi bisogna unire questa miscela alla salsa in ebollizione e mescolare ancora una volta bene. Io non l'ho aggiunta separatamente, ma ho aggiunto tutto quanto insieme. Lasciamo cuocere il tutto fino a quando sarà addensato e la salsa avrà così un aspetto abbastanza sciropposo. Diciamo che la consistenza di questa salsa si avvicina di più a quella di un ketchup che a quella di una maionese. Una volta pronta, spegniamo il fuoco e trasferiamo la salsa in una ciotola oppure in un barattolino e lasciamola raffreddare per bene prima di metterla in frigo o prima di usarla. Una raccomandazione però, se non la usate tutta subito, cercate di consumarla almeno entro la settimana, sempre conservata in frigo. Io quella sera che l'ho usata, che l'ho preparata, l'ho messa sopra a una bistecca di tonno, un filetto di tonno, quindi si può usare benissimo per il pesce, ma anche per i fritti è straordinaria, oppure con una bistecca ai ferri o anche con il riso, un po' come fanno i thailandesi e tutti gli orientali. Spero di avervi dato un'idea gradita con una salsa un po' particolare, una salsa tecnica, la salsa thailandese. Se ti è piaciuta questa ricetta, lasciami un like e io ti aspetto al prossimo video.